sono stati un tema prediletto dalla letteratura cavalleresca e dai cantastorie rinascimentali. Questi monti, nel XV secolo, godevano di una fama straordinaria nella cultura europea. Cavalieri, pellegrini e negromanti arrivavano qui dai luoghi più remoti e per diversi motivi: vocazioni spirituali, caccia d'avventura, pratiche eretiche, richieste di profezie. Un luogo celebre a tal punto da suscitare la nascita, in quei secoli, di un vero e proprio mito, quello della Sibilla. Oracolo, dea, profetessa, maga, strega. La Sibilla è una figura che ha affascinato e fatto parlare di sé uomini di ogni epoca. 10 erano le Sibille venerate nell'area del Mediterraneo, nell'antichità, poi riscoperte e affrescate dai maestri nel Rinascimento. Ma è una creatura reale o immaginaria? Una profetessa maga indovina realmente esistita? O una creazione della fantasia umana? Regina in eterno di un regno sotterraneo e ultraterreno, ha la capacità di vedere il passato e il futuro e può offrire una vita di benessere e piaceri a chi si affida a lei completamente. Per questo è vista spesso come una meta. Diventa un ideale da raggiungere, non sempre ben distinto dal sogno e dall'illusione. Questa è la storia dei cavalieri che cercarono l'incontro con la Sibilla e del viaggio all'interno della sua famigerata grotta. Una storia raccontata da 3 storyteller del passato, come Antoine de La Salle, Andrea da Barberino e Tannhäuser. I sibillini in una maniera molto insolita, perché li ho scoperti di notte. Vengo praticamente quando posso, anche 2 volte a settimana. Mi sono innamorato perché c'è il silenzio, non ci sono luci ed è selvaggio. A me piace perché è selvaggio, perché è un po' una fuga dalla realtà. Ho scoperto la montagna paradossalmente di recente. Tant'è vero, sono diventato guida ambientale escursionistica proprio l'anno scorso. L'astrofotografia, diciamo che è una tecnica fotografica, riprende soprattutto gli astri la notte, per l'appunto. Occorre avere chiaramente un'attrezzatura, ma può essere anche alla portata di tutti. Per esempio, io scatto anche col cellulare, quindi dipende cosa si vuol fare. Qua riesce molto bene per via di questo inquinamento luminoso che non esiste qua, è quasi nullo. Molte volte vado in solitario a scattare. Il rumore del silenzio, già è un paradosso tra i 2 termini, però non c'è nulla. Ci sono gli astri, tocchi proprio le stelle, le tocchi perché sei talmente in alto con le montagne che tocchi le stelle. Quello che hai attorno, soprattutto d'inverno, è una cosa pazzesca. Hai tutte queste vette innevate. Io veramente lo auguro a tutti di farlo almeno una volta. L'emozione che ti trasmette è una cosa infinita e rigenerante. Si rinasce completamente. La montagna ti ha mai parlato? A me, penso, tante volte lo ha fatto. Quando sei in un momento dove non c'è un filo di rumore, sei solo con la natura.
partire dal 400, a testimonianza di una crescente fama nel Rinascimento, abbiamo descrizioni dettagliate dei Sibillini nei lavori di importanti storici e geografi, come Flavio Biondo, il segretario di Papa Pio II, che di questi monti e dei suoi miti pare fosse un grande cultore. Umanisti come Leandro degli Alberti o illustri cartografi fiamminghi. Altra prova della popolarità internazionale dei Monti Sibillini è il testo Le Paradis de la Reine Sibylle, scritto da Antoine de La Salle, uomo d'armi, pedagogo e letterato provenzale del XV secolo. Antoine scrive un diario del suo viaggio d'avventura intrapreso nel 1420 verso i Sibillini, sulle tracce della leggenda, alla ricerca della verità sulla mitica Grotta della Sibilla. Con lo spirito di un cavaliere lo dedica come omaggio alla sua signora, la duchessa Agnese di Borbone, che si era invaghita dei Sibillini e della loro fama magica. Potremmo definire il suo scritto un reportage moderno, in cui fa una descrizione dettagliata, quasi etnografica e naturalistica, dei monti del lago di Pilato, di cui racconta in breve la leggenda, e della Grotta della Sibilla. Corredata da alcune mappe e pregiati disegni a mano libera delle piante e dei fiori che vi si trovano, realizzati da lui stesso. La Salle ci descrive il percorso vertiginoso per salire al Monte della Sibilla, ma come noi oggi, è stato in grado di arrivare soltanto all'ingresso della grotta, senza poter proseguire oltre. Anche se ci riporta, con dovizia di particolari, com'è fatto l'interno. Lo fa attraverso incredibili resoconti degli abitanti del luogo che ha intervistato. Il parroco del paese e altri giovani gli narrano le vicende di alcuni cavalieri giunti sui Sibillini, come altri prima di lui, dalle più svariate parti d'Europa, per cercare di esplorare quel mondo incantato. Io fino a 6 anni ho abitato in una piccola frazione con vista, diciamo, su tutti i Sibillini. Quindi io la mattina mi alzavo, aprivo la finestra e avevo tutta la catena davanti. 6 anni fa, d'estate, per caso, con gli amici organizziamo un'alba al Vettore. Io non l'avevo mai fatto, mai andato al Vettore. Come sempre, diciamo, la prima volta, la prima alba che vedi da oltre i 2000 metri è favoloso. Non ero abituato a vedere questi panorami che si vedono solo in vetta dall'alto. Poi da lì è cresciuta sempre di più la cosa. Organizzavo sempre qualche uscita con qualche amico, mai da solo. A me piace. Anche andare 10 volte al Vettore d'estate per me non è un problema, perché ogni volta è diverso. Vengo sui Sibillini praticamente quasi tutte le settimane, anche con la minima scusa, oltre sì a camminare, partire proprio appositamente per vedere l'alba, quindi fare foto, oppure di notte fare foto alle stelle, a volte per rilassarti, a volte per non pensare. Col, diciamo, frequentare sempre più spesso la montagna, soprattutto i Sibillini, ho creato un profilo Instagram dove, diciamo, pubblico solo foto di angoli dei Sibillini in tutte le sia le stagioni che le ore del giorno. Della fotografia preferisco soprattutto d'estate quella notturna, perché tu parti e poi non c'è nessuno, perché di notte c'è poca gente, quindi sei più a contatto con la montagna, anche la sua magia. Il fatto di camminare su sentieri che ti rimandano a una storia, a una leggenda, rende ancora più interessante, affascinante il fatto di essere lì. Qualche volta succede che parto, faccio un'ora di macchina, vieni in montagna, non pensi al problema e quindi stai più tranquillo, stai più sereno. Ti senti più leggero una volta che torni nella vita normale. Thank you.
Casal ci descrive il percorso che deve compiere un cavaliere e le prove di coraggio che è tenuto a superare per entrare nella grotta. Un cammino di diverse miglia all'interno del monte, affrontando prima un orribile vento, poi un ponte magico sospeso su un abisso che è largo un solo piede e la sua lunghezza si perde all'orizzonte, e sotto cui scorre un fiume il cui rumore fragoroso genera terrore. Ma non appena si sono posti i piedi sul ponte, questo si allarga e man mano che si avanza si fa sempre più ampio, la sua arcuata meno ripida, e il clamore del fiume progressivamente si placa. Trova poi all'ingresso di una lunga galleria guardato da spaventosi dragoni di pietra dagli occhi brillanti che sembrano vivi e la cui uscita è chiusa da due porte di metallo che sbattono continuamente, in cui c'è il rischio di rimanere schiacciati. Se si ha il coraggio di andare oltre, superate le porte di metallo, ci si trova di fronte a uno spazio amplissimo e alto che pare risplendere di una grande luce bianca. Anche nel Guerin meschino di Andrea da Barberino, celebre cantastorie fiorentino, il cuore narrativo del poema è collocato all'interno della grotta della Sibilla. Il romanzo è un vero bestseller rinascimentale, rimasto molto diffuso e popolare in Italia fino alla metà del secolo scorso, prima di cadere, come il suo protagonista, in alterne fortune. Un'opera monumentale in 7 libri che unisce il tema cavalleresco d'amore e onore con avventure e storie fantastiche in diversi paesi tra Oriente e Occidente, illustrando le meraviglie del mondo conosciuto. Guerino, detto il meschino, non sa qual è la sua origine, chi siano i suoi genitori, e per questo va a consultare la profetessa che abitava la montagna di Norcia. Benché tutti cercassero di impedirglielo, e in particolare i romiti che sorvegliavano la strada Norcia-Castelluccio-Montesibilla, Guerino persiste nel suo temerario proposito. Affrontando fantastiche diavolerie d'ogni sorta, riesce a entrare nella grotta e a scoprire il magnifico regno all'interno, ricco di palazzi e giardini. Grazie al suo incontro con la Sibilla, che lo trattiene per 1 anno, non conoscerà le sue origini, ma gli verranno svelati i segreti dell'animo umano e il suo legame con il cosmo. Ma c'è una forte somiglianza con un'altra terza leggenda, sul cui legame con le precedenti i filologi e i letterati hanno a lungo discusso. Quella del Tannhäuser, l'antico Lied tedesco medievale da cui Richard Wagner trasse la sua celebre opera. Vi si racconta di Tannhäuser, poeta e cantore errante tedesco, realmente esistito e mitizzato, che riesce a trovare il regno incantato della dea e vivere con lei per 1 anno nei meandri di una montagna incantata, il Venusberg, il Monte di Venere. Questa profetessa incantatrice sotterranea, con la sua corte di bellissime ancelle, ha un aspetto affascinante e seduttivo. Dopo 1 anno trascorso con lei nella grotta, in tutte e 3 le leggende,
Il cavaliere si reca a Roma per chiedere il perdono al Papa per il suo peccato. Guerino, cavaliere di fede a differenza degli altri descritti dalla Salle e nel Tannhäuser, ha resistito a tutte le tentazioni. Il Papa gli comanda un lungo pellegrinaggio per espiare le sue colpe e si salva. I cavalieri tedeschi che si sono abbandonati al piacere di Venere vedranno invece il rifiuto immediato del perdono. Vagheranno tormentati dal rimorso e torneranno per sempre a vivere nella grotta. Si tratta davvero della stessa leggenda come sostengono alcuni studiosi del passato? La fama del Venusberg avrebbe viaggiato al di là delle Alpi? O sarebbe il mito dei Sibillini di origine più antica ad essere entrato a far parte della cultura germanica? Ed infine, qual è il significato di questo racconto?